Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo qui su Farming Simulator 22 nella mappa No Man's Land. Ragazzi, ecco, guardate cosa vi ho portato, chi vi ho portato, chi abbiamo qui davanti. Abbiamo no, niente po' di meno che il grande il Simulator for Life, che salutiamo e diamo il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Stan, buongiorno ragazzi, grazie per l'invito qua sulla bella No Man's Land. Grazie a lei di essere passato. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti anche voi. Allora, cominciamo le lavorazioni e partiamo dalla segheria, appunto, dell'ultimo gameplay. E come potete vedere in giro, ci sono un po' di alberelli abbattuti. Mi sono dato da fare con la Scorpio. Giusto un E paio. sì, giusto un paio. Per di là prosegue, per di là, fino al confine, diciamo, del 22 sono andato. Ho fatto tutto il giro del confine. E sono sbucato di qua, per cui prossimamente con calma andremo a raccoglierli, stoccarli qui davanti. E man mano che la segheria richiederà legname, le andremo a buttare dentro. Detto ciò, Bene. abbiamo 80.000 litri di legname e già 7.000 litri di assi, che prevedono l'acquisto della carpenteria per poi andare a fare i mobili, se non sbaglio, in teoria. Sì, i Perfetto, allora mobili. sono sulla strada giusta. Nel frattempo, ragazzi, off camera, come potete ben vedere, mi sono dato da fare e ho creato dei nuovi terreni perché sentivo la necessità. E ho acquistato il terreno 45, che è anche scomparso come numero, visto che ci ho messo il campo sopra. E stavo finendo di arieggiare qua il terreno, ok? Allora, adesso mi finisco qua, però prima di fare ciò c'era un'offertina niente male sul sito degli acquisti che presumo di andare a prendere. Questo Fendt, purtroppo sono tutti trattori che corrono pochino e purtroppo va ben così. Però abbiamo un problema di fondi che dovrei andare a recuperarmi qualche lira in giro. Ecco. Al solito punto di acquisto, diciamo. E tu non è che ci riesci in qualche modo, A senza far che, nessun scusa? mezzo, a recuperarmi 4 lire là sul tetto del negozio. Beh, ci proviamo. Ma Vediamo cosa riesco a dubito, va, fare. finisco qua e anzi, vengo lì direttamente col trattore, vediamo un attimo se ci riusciamo. E ci vorrebbe una Bravo, col scala. trattore forse è meglio. Sì, una Anzi, scaletta ci no, vorrebbe. non ci vuole nessuna scaletta. Guarda, siccome mi sto rompendo già le scatoline, eccolo qua. Vai, Oh, ti ho preso meglio di l'attrezzino. così, Sì, veramente. lascialo là, Meglio di così. recupera 5 cartucce. Ok. 6 Va bene, sei? Bravo, 6 sì. No, effettivamente non ci avevo pensato io a questa cosa. vabbè, Non ci avevo mi pensato. sto stancando. A parte che dimmi quante ce ne sono là. Un po' prima. Ce ne saranno una quindicina, se non. Beh, in base a Ah, quante ne hai ok. raccolte Beh, comunque. guarda quante me ne mancano. Vabbè, comunque ragazzi, io qua ho finito di creare i campi. Adesso dobbiamo, come potete vedere con la Scorpio, ero venuto qui a tagliare quattro alberi. Dobbiamo togliere i ceppi e in più portare su quei quattro tronchetti che ci sono qua in giro. Per cui adesso sistemiamo un po' le cose. Poi dobbiamo iniziare a seminare, ma non so se ci riusciremo anche in sto gameplay qua. Ormai sono 4-5 gameplay che devo seminare, ma non c'è modo di risolverla. Riesci col nastro a far qualcosa? Sì, diciamo siamo proprio filo filo, però dovrei riuscirci. Ah, anche col nastro c'è difficoltà. Sì, non sale proprio in. Ah, che Cioè, pensavo salisse peccato. un po' di più il nastro, però ce la si fa, ce la si fa benissimo. Bene. Guarda qua che meraviglia. Comunque off Allora, camera ne hai una. ho creato anche un po' di stradine, come potete vedere qua. Ho dato con la pittura, mi sono messo lì e ho creato due o tre stradine, le principali, in modo da
da risolvere un problema perché l'operaio classico, se io lo vado a instradare verso il negozio, ci riesce perfettamente. Allora andiamo a Posso vedere. interromperla un attimo? Sì, aspetta che stavo per arrivare, ma sto Sì. riscontrando problemoni. Dimmi, bellissimo Allora, messo sì, così. 14 cartucce sopra il tetto. Vabbè. E vedrete quante ne vuoi mettere, No, cioè quante ne vuoi recuperare. più che altro dipende da cosa devo fare oggi. Vabbè, raggiungiamo i 342.000 euro per il momento. Ah, via. Allora, c'era questa offerta da prendere. Eccola qua. E come viene? Configurazione cingolo, va bene così. La targhetta, se puoi darmi questa, mi recuperi, mi Sì. noleggi? Sì, noleggiamo. Un rimuovi ceppi. Sì, Classici con la sega dietro. tranquillo. Sì. Perché se no, cosa c'è di bello? Allora, abbiamo la trinciatrice che Aspetta, toglie i aspetta, aspetta. ceppi. Compriamo questo base, ok? Boh, è preso. Ok, poi No, le quando trinciatrici però richiedono un sacco di cavalli, c'è. veramente. No, Tipo, viene a vabbè, prendere abbiamo. il Sì, 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 tagliatronconi e sì. via, dai. Va benissimo quello. Benissimo, boh. E io cosa c'ero arrivato? Ah, con questo, Porca, vai. Tu ti che prendi bestia quell'attrezzino questo lì. Oppure. qua. Sì? Sì, tanto è lo stesso. Sì, Vuoi prenditi usare tu quello lì. questo? C'è da spargere? No, sono venuto qua per niente, perché dovevo acquistarmi un'altra cosa, devo acquistare. No, 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 vai intanto a rimuovere i ceppi che ci sono sui nuovi terreni. Li Va bene. trovi vicino ai tronchi, gli ho lasciato lì l'albero direttamente in modo da essere più visibile. Va bene. Io devo prendermi una nuova raccoglisassi, che è questa qui, che è una Scorpion XL moddata, 9 metri di ampiezza, qualsiasi colore va ben. 65.000 euro ci costa però, Caspita, mi sa che devo andare su a recuperarmi qualcos'altro. Perché effettivamente Quanti ce n'erano di alberi più o meno? dovrebbe essercene tre su ogni campo più o meno, dovresti vederli. Vabbè, comincio a raccogliermi sti sassi. Boh, perfetto, anzi ci metto l'operaio. Ah, qua ce n'era già uno. Vabbè, puoi venire qui. Sì, non l'avevo visto. Questo lo posso ripristinare e dove me lo fa ripristinare? Al negozio. Ok, questo lo andiamo a restituire al negozio, che effettivamente adesso abbiamo l'altro. Vendi. Ok, perfetto. In un attimo. Eccolo qua il nuovo acquisto. Una belva. Niente, a me serve un altro trattore però. Non Sì. riesco. Non riesco. Mi sa che è meglio che ti vai a fare un altro giretto al negozio. Va bene. A sto punto andiamo avanti così. Se. Insomma, fine che li hai, che te frega, li usi e via. Allora, questa nel frattempo la lascio qua. Perché. Quanti ne recupero? Ascolta, recuperili tutti e poi che sia Va finita la bene. storia. Perché Boh, sennò. ok. Continuiamo Era raccolgo 9 avanti. Fa praticamente. quelli che ci sono. Va bene. Perché sennò ogni tanto devo andare su là, devo prendermi. Poi restituisci il nastro, così siamo a posto. Ok. Che se qualcuno ha qualcosa da dire, ci trova qui a lavorare. Invio, invio. Ok, boh, ho recuperato tutte le collezionabili. Però Basta, non c'è pensavo. più niente. Bene, restituisci il nastro e siamo a Già posto. restituito, già fatto, tutto a posto. Ok, adesso ti prendo un trattore
Allora, ci prendiamo questo bel Landini, che se aspetto ancora un altro po' a prendere un Landini, va a finire che non lo prendo più. Ok. E in più prendiamo anche quello per la calceviva. Ok, al negozio trovi tutto, basta solo che ti prendi la calceviva quando hai finito. Va bene. Certo che anch'io però. Ah, poveri noi, quando si diventa vecchi è brutto. Comunque c'è qualcosa che non va con la motosega, perché ogni tanto Sì. si bugga. Non so Ah, se è capitato. non ti fa tagliare, intendi? Se. Ecco, praticamente perché tu stai puntando con la mano l'albero. Quindi devi puntare verso un punto vuoto, prenderti la motosega e allora poi taglia. Perché va in conflitto con la mano. Ok, ragazzi, almeno allora qua abbiamo finito di raccogliere i sassi. Adesso lo metto sul terreno qua a fianco e via. E da dove? Non da qua, però. Perfetto. Qua in teoria dovrei aver finito con gli alberi. In teoria. Come va il Landini? Benissimo, Beh, allora, una scendi favola. Prego, che lo provo io, te vai al negozio. per certo. Eccolo qua. Bellissimo. Ok, vai. E calce sia. E Cosa bisogna fare qua al negozio? devo prendere la seminatrice. Ah, ok, allora prendila. Sì. Allora, la seminatrice che dobbiamo prendere in questo gameplay non c'è. Sì che c'è, dai. Dove non c'è? C'è. C'è, ma non si vede. Senza concime, però. È quella che puoi seminare tutto. E secondo te conviene? Questa qua, perché no? 280 cavalli, 142.000 euro alla faccia. Non costa niente praticamente. È che devo. Perché se la prendo, devo 16, prenderne due. 17. Perché due? Se no, o prendo una seminatrice e una piantatrice. Devo prenderne due. Lì Esatto. con una risolvo il problema. Esatto. Allora, eccola qua. Rimorchio, no, 3 punti. Compra. Ok, a posto. E intanto il Landini ha quasi finito, oltretutto. Me la porti lì sul campo? Ma certo, subito. Ok, quando ci sei, scendi che inizio e ti tieni controllati qua Prego, certo. i pazzi. Aspetta, perché c'è già il John Deere che. I pazzoidi degli operai. Ok, eccoci qua. Eccoci qua, vai, dispiega. Peccato per il serbatoio del fertilizzante, ma Eh vabbè. sì, vabbè. Vabbè. Allora, partiamo subito con avena, girasoli. Avena e girasoli, sì. Avena e girasoli, questo che campo abbastanza piccolo, facciamo avena. Vamos. Teoria. Sto trattorino qua non dovrebbe neppure temere sta seminatrice qua in teoria. E insomma, come No Man's Land siamo partiti Molto al bene. top, già col top. Molto bene. Allora facciamo avena su questo, sul prossimo terreno facciamo girasoli. E poi basta solo andare avanti col tempo e perché tanto qua è già fertilizzato perché c'era l'erba, per cui un pochino mi è andata anche bene, dai. Sì. Si richiede il rullo, ma sto rullo non so quando lo passerò, forse. Ok, io ho finito di passare tutta la calce, non credo Ci che sono poi l'altro tutti gli altri operatore salendo terreni. Cioè sopra. Ah, ok, allora sono vado. tutti i terreni da fare.
è vero. Vabbè, allora vado. Ok, qua Un'altra abbiamo volta, magari. finito. Adesso nel terreno a fianco mettiamo giù girasoli. No, vabbè, ma è tutta un'altra storia lavorare così con questa seminatrice qua. Beh, direi. Non devo preoccuparmi di nulla. Naturalmente, se poi uscirà la seminatrice col fertilizzante, andremo a prendere Ancora quella. meglio. Esatto. Poi mi ricordo che c'era questa, però, col fertilizzante. Col fertilizzante. Liquido anche mi sembrava. E Sì. ho un terreno ad avena e un terreno a girasoli. Siamo a posto perché andare a seminare cotone non serve. L'uva non può, non voglio. Devo andare ad aprile allora adesso. Facciamo un salto di mese. Sì, Sì. non posso andare avanti io tranquillamente. Sì, non c'è nulla tanto. Nulla abbiamo, anzi sì, che abbiamo i noleggi. Vabbè, Ah, vero. vado avanti a aprile. Fermo lì. Novità zero, o ci sono novità? No, no, per il momento. C'è la Ideal, ma vabbè, chi è che se la prende la Ideal? Nessuno, No. credo. Mi sono dimenticato della fabbrica. Difatti è piena. Abbiamo un problemone. Perché? Perché la fabbrica è piena. E io vorrei occuparmene. Beh, buono, sì, fallo. Cos'è che te lo impedisce? Volevo capire come gestirla la situazione perché occuparmi della fabbrica lì vuol dire mettere giù la carpenteria. Produzioni, Eh beh, certamente. Per forza. allora vediamo un attimo la carpenteria. Mi dà cippato. Ah, ma servono alla carpenteria servono comunque gli alberi oltre che agli assi. No, c'è la duplice funzione. C'è la funzione che puoi mettere le assi e ti produce mobili o direttamente gli alberi. Nota bene che però gli alberi ti producono molti meno mobili rispetto che alle assi. Ma tu vorresti dirmi che io potevo mettere direttamente giù la carpenteria e non la segheria? Volendo sì, Ah, direi proprio di sì. vabbè, non la sapevo questa. C'è solo una carpenteria oppure posso. No, da quello che so ce n'è solo una. No, perché vedo che ce ne sono due sul gioco. Sì, forse una in stile anche americana. Ah, una è americana, vabbè. E allora Sì, prendiamo una in stile americana. quella semplice qua, la carpenteria, vorrei metterla qua vicino io per insomma, tanto qua non ci starebbe male però. E allora facciamo così. Ok, questo posso lasciarlo qui, sì. Allora mi carico questo che tolgo un po' di tronchetti e mettiamo giù la carpenteria. Forno carpenteria. Allora, mi sono fatto un po' di spazio per mettere giù la carpenteria proprio qui. Toh. Eccola qua. Ora. E Landini è disponibile? Sì, eccolo qua, lo vuoi? Yes. Recuperi il John Deere. Sì. E lo porti, porta a casa quell'oliva là, scaricalo. Comunque ragazzi, io credo che tra un po' noi due ci fermiamo qui e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su, dei milioni like, commentate, condividete e giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. E in più giù in descrizione trovate il link per il canale di Simulator for Life, iscrivetevi anche al suo, mi raccomando. Eccellente, che credo di non aver detto niente all'inizio. Esatto. Ero, eh sì, ero preso Sì. dai lavori da fare. Allora, eccoci qua. Dai, cominciamo a caricare sti pallet. Ne abbiamo un bel po'. Sono curioso di capire anche quanti mobili escono. Allora, carpenteria, mobili, legna. Ah, mi dai mobili dalla legna e mobili dalle assi.
Esatto. Con 5 assi mi fa 7 mobili, con 4 alberi mi fa 5 mobili. A parte che noi abbiamo la falegnameria furba. Ah sì? Sì, è diversa da quella, non so che sinceramente che segheria ho preso, perché mi fa da 60 alberi mi fa 80 assi. Buono. E le assi posso venderli, le assi, volendo? Volendo, sì, soldi. Sì, sì. Certo, puoi venderle. Dove sono? Eccole qua. Quando è che si vendono? A luglio. Vabbè, volendo potrei anche venderli, però i mobili... non è che i mobili costano solo sto granché a luglio, sempre. Pensavo vediamo un po' di più. Valutano. 7000 litri ancora. Certo che seminare è il terreno più grande, è una goduria questa seminatrice qua, ci mette un anno, secondo. Neanche proprio si vedono. Se dovrebbe buttarmelo fuori. Questo rumore? No, niente. Sì. Ok. Ok, era l'ultimo. Sì, 17.000 litros de assi. Oh, il Landini comunque lo sente, il carico. Il poverino, sì. Vado a dire che è il mio primo Landini, eh. Allora, allora. È un'inaugurazione. Sì, si scarica. No, non qui. Là, qui. Là. Eccole. Iniziano a partire, vai. Vai. Assi. Posto. Allora, mobili dalle assi. 17.000 litri proprio anche, perfetto. Sì. Bene, e mi dà sempre un po' di cippato. Vabbè, comunque ragazzi, noi due per il momento ci fermiamo qui. Ringrazio Simuleto per essere stato qui in nostra compagnia, avermi dato una mano sulla No Man's Land. Io vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie e alla prossima. Ciao.